Ciao a tutti e benvenuti a Do Yourself Ispirazione. In questo video voglio far vedere come realizzare questo braccialetto. Vedete, è fatto in questa maniera con vari elastici colorati che si arrotolano su una base di colori bianchi. Quindi quello che ci serve sono vari elastici, naturalmente i nostri aghi ed uncinetto. In questo caso sarebbe meglio se ne avete due, perché sarà più facile alternarsi, ma anche uno è sufficiente e poi per esempio potete usare un dito o altri bastoncini, vi farò vedere poi in seguito. Quello che vi serve poi appunto sono gli elastici colorati. Io l'ho ripetuto in questa maniera usando una serie di colori che ho ripetuto tre volte, quindi con questi colori arcobaleno avrete l'alternanza di rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola. E quello che vi serve praticamente sono due elastici per ogni colore che volete utilizzare, e con la base dei bianchi ci serviranno tre elastici bianchi per ogni giro, quindi per ogni colore, più i due che ci serviranno alla chiusura, quindi il nostro anello di plastica per poter chiudere il braccialetto. E ora vi faccio vedere appunto come realizzarlo. Parto quindi con il rosso, che arrotolo sul mio ago d'uncinetto una, due e tre volte, quindi vedete alla fine avrò quattro giri in questo modo. Poi aggiungo il bianco, che semplicemente arrotolo doppio, quindi formando una X in questa maniera, come vedete. E poi a questa X aggancio il mio uncino di plastica, che sarà la mia chiusura del braccialetto, a tutte e due le estremità, vedete, così. Ora ripeto con un altro rosso, quindi come ho fatto vedere prima arrotolo 1, 2 e 3 volte in modo tale da avere 4 giri, e tutto quanto ora viene spostato sull'elastico bianco che ho agganciato ora. Quindi prima muovo il primo rosso, faccio semplicemente scorrere, lo sposto un pochino più in basso perché ovviamente mi serve più spazio, poi muovo il bianco e infine il rosso. Fate attenzione, quello che è importante è che il bianco resti tra i due rossi e quindi che non si mischi, esattamente in questa maniera come vedete. E ora unisco le due estremità del bianco, così. Questo è l'inizio del nostro braccialetto e ora vedete che ci serve il secondo ago, ma potete semplicemente anche usare il vostro dito o anche magari, non so, uno stuzzicadenti. Quello che è importante è che trovate un modo per fissare il braccialetto in modo tale che non si disassembli ogni volta che cambiamo colore. Vedete, in questa maniera, così posso appoggiarlo e ricominciare con un nuovo colore. In questo caso prendo l'arancione, tre giri, quindi quattro rotoli, e ora riprendo il mio braccialetto, quindi la parte che ho già fatto, perché il bianco è sempre quello in mezzo, riarrotolo un altro arancione, sempre in questa maniera, quindi quattro giri, e ora di nuovo mi serve il bianco per potermi muovere. Quindi trasferisco tutto quanto su quello bianco, prima facendo scorrere il primo arancione, quindi l'ultimo che ho inserito, sposto più in alto, il bianco con tutto quello che ho già messo e l'altro arancione. E di nuovo aggancio. Vedete, questo è il secondo. E ora di nuovo mi porto avanti, quindi proseguo nel mio braccialetto con l'altro ago e parto con il giallo. Di nuovo quattro volte, poi riprendo il mio ago dove c'è il resto del braccialetto, faccio scorrere tutto lì. Vedete, per quello che vi dico, è molto pratico averne due per questa ragione. Continuo col giallo, aggancio e mi risposto sull'altro ago d'uncinetto col bianco. Prima sposto il giallo,
quando cambio, come vi dicevo, uso entrambi gli aghi perché è molto più semplice. E poi quindi lavoro su un ago ad uncinetto e poi mi sposto con l'altro quando cambio il colore. Ecco qui, solito procedimento come per gli altri. Quindi abbiamo già tre colori, vedete? Parto ora con l'altro, il quarto, che è il verde. 1, 2, 3 rotoli. E mi trasferisco di nuovo con l'altro ago ad uncinetto. Secondo verde. E il bianco. Di nuovo mi risposto. Unisco le due estremità e ci siamo ancora una volta, ripetendo tutto il procedimento come avete visto per i precedenti colori. Ora vado avanti in questa maniera e vi faccio vedere poi come faremo la chiusura. Eccoci qua, siamo quindi alla fine del nostro braccialetto. Ho aggiunto varie volte i colori come vi ho spiegato nell'ordine in precedenza. Ora mi serve un altro bianco e sposto tutto quanto sul bianco, in questa maniera semplicemente, così che posso agganciare il mio uncino di plastica e fare la chiusura. E ora rimuovo dall'ago d'uncinetto. Ed ecco qua il mio braccialetto. Vedete, posso indossarlo semplicemente in questa maniera, lo raddrizzo un pochino direttamente sul braccio e vedete, sembrano quasi delle piccole stelle in questa maniera. Se potete separarle un pochino, vedete appunto che formano questa struttura. Fatemi sapere che ne pensate, se vi è piaciuto, come è stato realizzare questo braccialetto e non vedo l'ora di avere vostri commenti, vostre opinioni. E naturalmente se vi è piaciuto condividete questo video con i vostri amici, potete anche abbonarvi al nostro canale e seguirci ancora una volta su Do Yourself Ispirazione. Alla prossima volta, ciao!